Manuela Donghi, vice direttore del giornale radio, Dario Fabbri, direttore della rivista di geopolitica Domino, ahimè, volto noto della Sette, ma questo nessuno è perfetto. Nemmeno tu. Michele Brambilla, devo prendere la lista, Michele, perché tu sei stato direttore della Gazzetta di Parma, direttore del QN, vice direttore di Libro del giornale della Stampa, quindi penso che non occorra aggiungere altro. Allora, i temi sono scottanti, i temi sono forti, i temi sono tosti, perché noi siamo qua a raccontare le vicende sindacali, ma ci sono ben due guerre in corso che stanno avendo degli impatti economici molto forti, molto forti. E lo stato dell'economia nell'anno che è appena iniziato sarà sicuramente influenzato dall'esito di queste due guerre. Quindi noi di questo andremo a parlare. Però questo sarà anche un anno di elezioni importanti, elezioni negli Stati Uniti, elezioni in Russia, anche se presumo che Putin avrà una maggioranza, se non bulgara, addirittura qualche cosa di più. Le elezioni europee, delle quali avete già parlato, elezioni in Gran Bretagna, insomma è un anno veramente importante che potrebbe far cambiare molti equilibri. Allora Dario, io partirei da te, non ti chiederò chi vincerà le elezioni americane perché è ancora troppo presto, sia sul versante democratico, devono esserci ancora le primarie, sia sul versante repubblicano, però una cosa io penso che interessi sicuramente ai nostri amici. Ci puoi spiegare perché Donald Trump, con tutti i casini che ha accumulato, continua ad essere ancora così popolare e così in testa ai sondaggi? Intanto buonasera a tutti, grazie davvero per l'invito. Questi salamelecchi sono obbligati e necessari, però sentiti, sinceri, visto che per me è peraltro la prima volta, quindi grazie davvero. Partiamo subito con una domanda perfida, ma conosco Frediano, quindi non potevo aspettarmi da un amico se non una domanda perfida: perché Trump è ancora lì? Bella domanda, si direbbe. Se dovessimo ridurre all'osso una risposta comunque molto complessa, dovremmo essenzialmente dire questo: che Trump riesce ad incarnare, come nessun altro in questa fase perlomeno, un sentimento profondo, questo aggettivo lo si usa spesso, che è molto vivo negli Stati Uniti e che, al di là di tutto quello che è successo, quindi l'assalto al Campidoglio, le inevitabili promesse mancate del primo mandato trumpiano, la sconfitta subita da Trump, già siamo oltre il protocollo. Per protocollo i presidenti uscenti negli Stati Uniti che perdono le elezioni non si ricandidano, cioè passano a miglior vita, che non vuol dire diventano altro, non sono defunti ma si occupano di altre questioni. Trump ha trasgredito tutto questo e è ancora lì in testa ai sondaggi, non solo nel suo presunto partito, perché Trump non è neanche repubblicano ed è mediamente odiato dai suoi colleghi di partito, ed addirittura in testa ai sondaggi generali, non si dice mai nazionali negli Stati Uniti, perché immagino com'è, anche se in Italia si usa questa distorsione, si dice in testa a livello nazionale, si vota Stato per Stato negli Stati Uniti, quindi non si può essere in testa a livello nazionale, eppure in testa a livello generale sì. Perché? Perché Trump incarna un sentimento specifico. Gli Stati Uniti sono un impero, anche se noi lo diciamo agli americani ci restano molto male, si lanciano dalle finestre, ma lo sono inevitabilmente, che vivono una lunga fase di fatica, detto in termini più mangiabili, da usare a cena possibilmente con l'amante. Di solito queste cose si raccontano per darsi un tono all'amante, ammesso che gli amanti siano interessati a questa roba. Gli Stati Uniti vivono ormai da 15 anni la volontà di allontanarsi dal mondo, cioè essere meno il poliziotto del pianeta, farsi più gli affari propri, non incastrarsi in crisi, in dossier irrisolvibili. Vengono da quell'onda lunga che a noi sembra remotissima, ma che negli Stati Uniti invece è percepita ancora sulla pelle del paese, dell'invasione dell'Afghanistan, dell'invasione dell'Iraq, del fallimento totale della cosiddetta guerra al terrorismo e dall'aver visto questa loro lunga distrazione favorire gli avversari, cioè cinesi e russi più o meno insieme. Questo sentimento profondo del torniamocene a casa, cominciamo a fare il paese normale, cioè produciamo, gli americani non producono niente dall'inizio degli anni 90, in senso iperbolico, cioè hanno una manifattura nettamente minore rispetto alle loro attese, l'hanno scientificamente distrutta dagli anni 70 agli anni 80, ricorderete una scena di un film più o meno insignificante, sebbene
carino e delicato come era Pretty Woman, un film degli anni 80 con Richard Gere e Julia Roberts, una storia improbabile, davvero incredibile, che per crederci ci vuole uno sforzo eccezionale, in cui il nostro povero Gere si lamenta piagnucolando e dice: noi americani non produciamo più niente. Eravamo più o meno alla metà degli anni 80, è rimasto tutto lo stesso. E allora Trump cosa promette? 8 anni fa è uguale adesso, di tornarsene tutti a casa, di farsi solo gli affari propri, di produrre, riportiamo l'industria negli Stati Uniti e applichiamo dazi a quei paesi che non prendono i nostri prodotti, che ancora non ci sono peraltro, e poi non difendiamo nessuno, o ci pagano o non andiamo da nessuna parte, né con gli europei, né con gli asiatici, e apriamo e parliamo alla Russia, perché la Russia non è il nostro nemico principale è la Cina, e così via. Chiudo. Tutto questo lungo sentimento, che è di quella che si chiama l'America profonda, non vuol dire un cavolo, cioè l'America non delle serie televisive. Noi siamo un paese fissato con le serie televisive, infatti ce la passiamo discretamente molto male, quindi scambiamo il mondo delle serie televisive per quello reale. Noi gli americani sono quelli di New York. Quelli un po' come gli albanesi con noi quando guardiamo la TV. Molto simile. Infatti per noi gli americani l'America ci sembra un grande Lussemburgo a vederla dalle serie televisive, quindi un paese estremamente civile che si avvia al postoricismo come il nostro, ma l'America, quella profonda, vive col fucile alla caviglia ed è molto diversa, ed è l'America che infatti poi sceglie Trump, perché Trump promette a questa America tutto ciò che è impossibile, cioè di ritirarsi dal mondo e diventare davvero un paese che vende, che produce e che si fa solo gli affari propri. Non è accaduto 8 anni fa, anche se fosse eletto adesso non riaccadrà, ma questa ricetta che ho provato così, con una evidente riduzione di complessità a trasferire, rende ancora Trump in testa ai sondaggi, quasi credibile, dove il quasi, mi rendo conto, è decisivo. Grazie Dario. Allora, Michele Brambilla, oltre ad essere un giornalista e un saggista, se andiamo a vedere i titoli dei tuoi libri, sono titoli storici, che poi è anche il tuo percorso accademico. Quindi non ti occupi di economia, però chi si occupa di economia, soprattutto di investimenti nei grandi centri studi internazionali, non si chiede quando finirà la guerra, ma si chiede che cosa possiamo fare appena la guerra sarà finita. E allora io ti chiedo di attingere al tuo repertorio, stavo per dire background, però ho usato la parola italiana repertorio, letterario, per raccontarci che cosa succede alle economie quando finiscono le guerre. Sì, buonasera, anch'io ringrazio. Anche per te è una prima volta. È la prima volta. Per tutti e tre, forse. Sì. E volentieri rispondo a questo. Faccio solo una battuta su quello che ha detto Dario, che mi è venuto in mente. Io ero in giuria al premio Estense, che si fa a Ferrara tutti gli anni, e quest'anno uno dei vincitori è stato Rampini, che venendo lì a ricevere il premio ha detto: come cittadino americano, perché io dovrò votare, sono molto imbarazzato perché dovrò scegliere fra un deficiente e un delinquente. E quindi questo è anche uno dei motivi per cui gli americani sono in difficoltà. Allora, veniamo alle conseguenze economiche delle guerre. Io ho in mente due libri che ho amato tantissimo. Uno riguarda la Prima Guerra Mondiale, si chiama Il mondo di ieri, lo scrisse Steven Zweig, che era uno scrittore austriaco-ebreo, che racconta che cosa è successo al suo amatissimo impero asburgico dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Io leggo solo qualche riga, perché Zweig racconta com'era l'impero prima, sono velocissimo. Era l'età d'oro della sicurezza. Nella nostra monarchia austriaca quasi millenaria tutto pareva duraturo. La nostra moneta, la corona austriaca, circolava in pezzi d'oro e garantiva così la sua stabilità. Chi possedeva un capitale era in grado di calcolare con esattezza il reddito annuo corrispondente, eccetera. E racconta come quel mondo dorato pareva eterno, immortale. Poi l'Austro-Ungheria perde la guerra, e poi vedremo perché. Lui ritorna dalla Svizzera e dice che, passando dalle lucide, pulitissime carrozze elvetiche in quelle austriache, bastava mettervi piede per sapere cos'era accaduto in quel paese. I vetri dei treni rotti, tutte le cinghie per rialzare i finestrini tagliate via perché ogni pezzetto di cuoio valeva un tesoro, i sedili erano stati devastati con coltelli e baionette. Sembrava un miracolo che il treno avanzasse. Poi arriva a casa, fa freddo perché non c'è il carbone, quindi un paese che era un regno favoloso di tolleranza, di civiltà, di cultura, di prosperità economica,
va in rovina perché ha perso la guerra. E perché ha perso la guerra? Ora, gli imperi centrali persero la prima guerra mondiale senza che un solo soldato nemico fosse all'interno dei suoi confini. Perse la guerra perché implose economicamente, perché lo sforzo economico per sostenere tutti i fronti in Francia, sul Piave, nei paesi balcanici, tutti gli sforzi per mantenere le truppe al fronte non erano più sostenibili dall'economia. E quindi crolla non militarmente, economicamente, crollano tre grandi imperi, l'impero ottomano, l'impero austro-ungarico e l'impero di Guglielmo II in Prussia. L'altro libro, chiudo rapidissimamente, è Tempo di vivere e tempo di morire di Eric Remarque, che è quello che ha scritto anche Niente di nuovo sul fronte occidentale. Se qualcuno di voi ha Netflix, credo tutti, vi invito a vedere il remake del film Niente di nuovo sul fronte occidentale, che è appena stato fatto, perché quel film fa capire chi decide le guerre e chi le fa, che sono due soggetti diversi. Paul Valéry diceva: le guerre sono fatte da persone che non si frequentano, non si conoscono, e decise da persone che si frequentano e si conoscono. Remarque racconta nel primo libro, Niente di nuovo sul fronte occidentale, la prima guerra mondiale. Nel Tempo di vivere e Tempo di morire, la seconda, racconta di un soldato tedesco che si chiama Greber, che torna in licenza dalla Russia alla fine del 42, all'inizio del 43, e è convinto di rivedere il suo paese, un piccolo paese, di rivedere i suoi genitori, e trova una Germania irriconoscibile perché devastata dai bombardamenti. E incontra una ragazza che poi sposa durante la licenza e si chiede che cosa ne sarà di loro e del loro futuro, perché nessuno immagina più un futuro dopo un paese così raso al suolo dalla guerra. Queste sono le conseguenze economiche della guerra. Quelle politiche poi le potete immaginare. E il rancore. Il mondo tedesco dopo la prima guerra mondiale si sente umiliato e si affida a Hitler per il suo riscatto, per la sua rivincita, e si affida il popolo che lo fa vincere democraticamente, no? C'è un libro di Mosse, cito un altro libro, poi pianto qua, che si chiama Le origini culturali del Terzo Reich, che spiega perché tutto quel mondo si lascia poi ipnotizzare da Hitler nel desiderio di vincere anche quella crisi economica profondissima che aveva avuto la Germania dopo la prima guerra mondiale, quella gente che andava con le carriole piene di miliardi di marche a comprare il pane. Queste sono le conseguenze economiche della guerra. Ho parlato troppo e mi fermo qua. Grazie Michele. Allora vorrei fare una domanda a Manuela e poi anche a Lando Sileoni. La domanda parte da un'esperienza che ha vissuto un amico col quale casualmente ho parlato ieri. Lui è andato a sciare in Nord Italia per le vacanze di Natale, ha conosciuto una ragazza ucraina, quello che ci ha fatto non me l'ha detto, ma insomma sono affari suoi. Finita la vacanza, la ragazza è tornata a Kiev, gli ha mandato gli auguri di Natale, uno dei soliti messaggini, buon anno eccetera eccetera, e poi gli ha mandato la foto del missile che era caduto accanto a casa sua. Cioè questa ragazza era andata a fare le vacanze sulla neve e poi era ritornata tranquillamente nel suo paese di guerra. E la considerazione del mio amico era: se si è abituata lei a questa situazione, anche noi ci siamo abituati. Allora la domanda che ti faccio è questa: ma il risparmiatore italiano che cosa sta facendo? È impaurito? Cioè si trova due guerre? E cosa fa? Qual è la reazione? Si è veramente anche lui abituato a una situazione in cui apriamo i telegiornali ci sono 20, 30, 40, 50 morti ogni giorno e noi passivamente diamo le notizie e le riceviamo come se niente fosse? E poi la stessa domanda a Lando. Grazie, bella domanda. Intanto anche per me è un piacere essere qui, prima volta, e grazie per l'invito. Beh, qui si potrebbero aprire tante parentesi e chiuderle, lo farò velocemente perché hai toccato prenditi il tempo. Assolutamente, una domanda che non mi aspettavo ma mi piace, la userò anch'io per questo motivo. Intanto l'abitudine. Sì, dopo un po' ci abituiamo, siamo esseri umani, si dice che per abituarsi ai cambiamenti, dopo un primo momento di disorientamento ci vogliano 2 settimane, 3 settimane e prendiamo coscienza della nuova situazione.
È cinico da una parte dire questo, dall'altra parte però appunto è umano, siamo umani. Basta pensare, voglio dire adesso se facciamo un po', lo chiamo un esame di coscienza, no? Tornando allo scoppio della guerra in Ucraina, ormai parliamo di 2 anni fa, doveva essere una guerra lampo, invece così non è stato, siamo a fine febbraio, appena è scoppiato il conflitto tutti davanti al televisore a leggere notizie ci aspettavamo giustamente, perché poi parliamo anche dei mercati e dei risparmiatori e degli investitori, perché il discorso è analogo per quello che parlavo di diverse parentesi, e non sapevamo cosa ci aspettava, non sapevamo se questa guerra in qualche modo avesse coinvolto noi direttamente, quante volte soprattutto all'inizio, no? Qualcuno sosteneva che avremmo potuto essere chiamati anche noi in guerra, adesso sto ovviamente andando all'estremo, però qualcuno lo sosteneva, c'era la paura di qualcosa di ignoto. Poi già dopo un po' ovviamente abbiamo preso coscienza del fatto che la guerra non sarebbe terminata in fretta, anzi che probabilmente sarebbe durata troppo tempo, abbiamo sperato nell'azione diplomatica dell'Europa e non solo dell'Occidente, così non è andata, insomma, non è andata a buon fine, quindi ci siamo un po' abituati, è brutto dirlo, ma è così, anche perché, e anche qui purtroppo, altro aspetto cinico ma umano, abbiamo capito che forse non avrebbe riguardato direttamente noi, soprattutto a livello militare. Detto questo, perché la premessa di come reagiamo noi, indipendentemente da che siamo investitori, risparmiatori, se facciamo un lavoro piuttosto che un altro, è più o meno la stessa. Così reagisce anche il risparmiatore, l'investitore, il mercato. Molte volte le persone mi chiedono, soprattutto quando affronto temi legati proprio ai mercati finanziari, come mai il mercato, per esempio nel 2023, è andato così bene, ha riportato dei record nella parte finale, quando peraltro è scoppiata anche l'altra guerra, quella in Medio Oriente, che ha aggiunto, no, timori a una situazione geopolitica che era veramente difficile. Come mai invece il mercato è andato per la sua strada? Perché il mercato non sopporta l'incertezza, è quello che non sopportiamo neanche noi. Quando esplode una situazione nuova, siamo smarriti, così il mercato. Quando capiamo quella situazione a cosa porta, e soprattutto quando ci abituiamo, diventiamo assuefatti a una situazione, beh allora siamo più tranquilli. Ed è il motivo per cui in realtà l'atteggiamento degli investitori non è cambiato, semplicemente cambia la prospettiva, cambia il modus operandi, per esempio, di agire in borsa. Ovviamente, altra parentesi che apro e chiudo, quando parliamo di guerre e di economia e finanza dobbiamo proprio distinguere queste due parole, economia da una parte, finanza dall'altra, perché gli effetti economici delle guerre sono quelli che descriveva il collega ed è reale, tutto cambia. Tutto ci fa ovviamente temere in un futuro più fosco, ma non per la guerra, non è la guerra che direttamente agisce sulle nostre sensazioni, ma tutto quello che ruota intorno. Quando la guerra in Ucraina è scoppiata, abbiamo avuto automaticamente un aumento dell'inflazione, che è il nemico numero uno contro il quale combattiamo tutti indistintamente da 1 anno e mezzo, da 2 anni. Perché? Perché c'è stato il rialzo del costo delle materie prime, che è stato causato dalla guerra in Ucraina, no? Per un tema commerciale, ma non è stata la guerra in sé, no? È sottile la differenza. L'inflazione poi ha cominciato a essere combattuta dalle banche centrali, le banche centrali sono diventate il nemico numero uno, o meglio, l'osservatorio speciale dei mercati finanziari. Perché? Perché le banche centrali hanno cominciato a essere meno accomodanti. E allora, anche i mercati cosa hanno fatto? Un po' come noi, no? Siamo umani, i mercati non sono un'entità astratta, perché molti li vedono come qualcosa di assolutamente staccato da noi, sono fatti da umani, con tutte le emozioni del caso. Quando c'è stata l'incertezza iniziale, il mercato è crollato. Il nostro indice, basta prendere un grafico dell'epoca, è crollato. Poi a un certo punto si vede proprio un movimento di stabilizzazione e poi il mercato che schizza in alto. È quello che dicevamo prima, un po' come il nostro, no, sentiment. Il sentiment in economia è fondamentale perché dà un po' la misura di quello che potrebbe essere. Il mercato ha capito che quella era la situazione con la quale prendere misura e con la quale confrontarsi. Vi porto un esempio molto significativo. A parte che sono state fatte statistiche e ricerche da Deutsche Bank, anche da altre banche, sui conflitti degli ultimi 80 anni. Per esempio Deutsche Bank ha analizzato l'S&P 500, il faro azionario, viene definito il faro dei mercati azionari, che è l'indice di riferimento, e ha visto proprio che il mercato guadagna durante un conflitto sempre attraversando le stesse fasi: volatilità,
cioè smarrimento, se vogliamo tradurlo nel discorso umano, un crollo come è avvenuto per la guerra in Ucraina, questo si è verificato anche in altri conflitti, poi c'è una stabilizzazione e la ripresa, poi c'è un altro momento di volatilità e poi c'è l'euforia. L'esempio, e poi termino, però per far capire come in realtà la vita quotidiana e la vita dei mercati vada di pari passo. Se noi prendiamo la Seconda Guerra Mondiale, perché prima non era possibile avere dati borsistici che ci dessero una serie storica, noi scopriamo che 1938, anzi 39, i listini, le azioni americane si sono riprese da un periodo di mercato ribassista. Quel periodo era proprio centrale nella Seconda Guerra Mondiale. La ripresa dopo un periodo di recessione, qui torniamo anche agli effetti più economici, non finanziari, della guerra, è proprio, ha fatto, diciamo, ha combaciato con il momento di maggiore crudeltà, se vogliamo, della guerra, quando effettivamente erano ben chiare le posizioni della Germania nazista di Hitler. Però in quel momento i mercati si erano, come dire, accomodati a una situazione che quella era. La volatilità è tornata per paradosso quando ci fu la firma dell'armistizio nel 1945, quando ci fu la resa, quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché lì, paradossalmente, anche se la guerra era finita, i mercati non hanno festeggiato, si sono trovati di fronte ancora all'incertezza del futuro. E poi invece ovviamente c'è stato il rialzo dovuto al fatto che si è capito a cosa si andava incontro. Questo per dire che in queste situazioni, morale della favola, se così vogliamo definirla, bisogna assolutamente fare attenzione a non confondere l'economia e la finanza, che vanno su due binari opposti, perché la finanza guarda le banche centrali, a quello che fanno, a come potrebbero intervenire, no? E abbiamo visto cosa è successo. Se c'è la sicurezza delle banche centrali, non c'è guerra che tenga, purtroppo. È cinica la borsa? Sì, ma insomma è un atteggiamento naturale, per questo che ho detto apriamo la parentesi prima sul nostro, su come guardiamo noi le guerre, no? E sul tema della ragazza ucraina che è tornata nel suo paese. Ma io vorrei fare alcune osservazioni rispetto a quello che è stato detto adesso dalla dottoressa, che dal punto di vista, diciamo così, sia teorico che pratico, fino a prima della guerra tra Russia e Ucraina, le cose sono andate esattamente come lei ha detto. Però qui c'è un altro problema che credo che sia fondamentale, chiedo, non essendo un esperto della materia, ma seguendo sempre voi con la massima attenzione quando siete in televisione, noi stiamo vivendo un riposizionamento complessivo dei poteri forti nel mondo, no? Le guerre servono, questa guerra serve anche e soprattutto a questo. E paesi che prima erano alleati economici ora non sono più alleati economici, e credevo che non potessero più scoppiare le guerre con le armi, ma ero convinto che fino a pochi mesi fa ero convinto che magari la guerra si poteva fare soltanto a livello economico. Allora io mi chiedo e chiedo a voi, che senso e che effetto, e se c'è stato un effetto, hanno avuto le sanzioni economiche perché per esempio gli Stati Uniti e l'Europa hanno preso rispetto alla Russia? E l'altra domanda, quali canali finanziari usa Hamas e l'Iran per finanziare la guerra che stanno attuando? Dario, Michele, Dario, io direi, ma magari su Hamas puoi rispondere tu? Volentieri. Che effetto stanno avendo le sanzioni nei confronti della Russia, partendo da questo? Il punto è stabilire qualcosa che a noi non è chiarissimo, cioè noi siamo un paese economicistico, infatti crediamo che l'economia decida tutto. Lei stesso diceva, io mi immaginavo che le guerre fossero solo commerciali. Perché siamo dentro un sistema di un'altra potenza, che ovviamente sono gli Stati Uniti d'America, ma le principali potenze del pianeta da sempre sono antieconomiche e ragionano in senso esattamente opposto a quello che crediamo noi. Gli Stati Uniti sul piano economico non hanno nessun tipo di senso. Hanno il debito pubblico più grande mai misurato nella storia dell'uomo, peraltro hanno come principale creditore, anzi adesso è diventato il secondo, il loro principale nemico, cioè la Cina, ma è attaccata al Giappone. E sono praticamente identici nella detenzione di buoni del tesoro statunitensi, hanno un immenso deficit commerciale perseguito scientificamente, cioè volontariamente.
è ciò che poi ha reso il dollaro la valuta di riserva globale insieme alla superpotenza militare degli Stati Uniti d'America. Questo per dire che cosa? Che i paesi vivono in maniera molto diversa e soprattutto le grandi potenze vivono in maniera opposta a quello che noi crediamo. Che c'entra la Russia? I russi non campano di economia, non vivono di benessere, non hanno nostalgia di un benessere che è il nostro, che non hanno mai conosciuto. Così come gli americani, prima citavo per spiegare Trump una categoria che di fatto significa un cavolo, cioè l'America profonda, che non è nient'altro che la grande maggioranza dell'America, come quando usiamo la sciocchezza del sud globale, che sembra, detto così, una specie di luogo esotico, vicino all'anima, ma lontano da ciò che conosciamo. Il sud globale è la stragrande maggioranza dell'umanità, non è un luogo in quanto tale e non è neanche sud in molti casi. Così allo stesso tempo l'America profonda è molto più simile alla Russia profonda che al Belgio, come mentalità. Di che cosa vivono? Non di economia, cioè vivono di una categoria che per noi è impalpabile, anzi ci fa molto ridere anche solo a pronunciarla, la si usa soltanto in qualche canto liturgico e peraltro con notevole distrazione, cioè la gloria, che è esattamente il motore di cui campano gli imperi, ma non 700 anni fa, oggi e tra 200 anni, tra 1000 anni nel futuro. Cioè, piegare la Russia con le sanzioni è impossibile, perché i russi non vivono di economia. Di che cosa vivono? Vivono del timore che esercitano nei confronti degli altri paesi, del fatto di dirsi noi siamo ancora una grande potenza, sgangherata, impresentabile, eccetera, ma questo non conta nella loro mentalità. Vogliono stare nei libri di storia, non vogliono vivere bene. Non sono minimalisti e postorici, esattamente come non lo sono gli americani di dentro. Chi finanzia Hamas e chi finanzia l'Iran? Beh, Hamas è molto semplice, nel senso che Hamas è finanziato in larghissima parte dal Qatar, che è un soggetto che non ha bisogno di nessun canale clandestino, anzi, è interlocutore di tutti e del contrario di tutti, è un piccino Stato, ma Stato è una parola davvero esagerata per il Qatar, è una proprietà privata di una dinastia regnante che attraverso gli idrocarburi ovviamente ha rapporti con tutti e che non finanzia soltanto Hamas, peraltro anche con il beneplacito di Israele per molti anni, quando Israele era intenzionata a dividere, cioè riuscita il fronte palestinese, quindi Hamas da un lato, la jihad islamica dall'altro e il povero e senescente Fatah dall'altro. Quindi il Qatar fa tutto ciò che vuole, per esempio la politica estera della Turchia, che è un altro impero che quindi vive esattamente come la Russia, come gli Stati Uniti e come l'Iran, è finanziata in larghissima parte dal Qatar. Il Qatar non ha esseri umani, non ha demografia, ma si sente superpotenza e quindi finanzia la politica estera di un impero vero, quella Turchia. L'Italia, che vive su uno strapuntino a Tripoli in Libia, sta sotto la Turchia in Libia con i soldi del Qatar, cioè il Qatar finanzia la Turchia che ci dice cosa fare mediamente a Tripoli. L'Iran è diverso, l'Iran è un grande impero, lo è da sempre, da 25 secoli, essenzialmente per informazioni citofonare greci e romani che li incrociarono in molte declinazioni e che utilizza canali clandestini a sua volta nella vendita degli idrocarburi anzitutto, ma non solo, anche estremamente legittimi, e che non è un paese benestante. Però chiudo su Qatar ed Iran, per questo l'ho messo insieme. Il Qatar ha rapporti complessi con quelle che dovrebbero essere le sue sorelle, cioè le monarchie del Golfo, i Sauditi e gli Emiratini, con cui litiga un giorno sì e l'altro anche. Perché? Perché il Qatar ha eccellenti rapporti con l'Iran, a differenza dei Sauditi e degli Emiratini che odiano i persiani e quindi l'Iran, come ovvio. Perché il Qatar ha eccellenti rapporti con l'Iran? Anche i qatarini o catarioti che siano, anche se catarioti sembra ironico, sono arabi, quindi hanno pessimi rapporti antropologici con i persiani. I persiani sono il contrario esatto degli arabi, tuttavia condividono il più profondo giacimento offshore di gas, che è il Pars 2, che ce l'hanno nel Golfo insieme, quindi è difficile avere cattivi rapporti con tanta vicinanza gasiera. Però per intenderci, i finanziamenti non sono loschi o improbabili, sono spesso alla luce accecante del sole, specie quando si tratta del Qatar. Grazie Dario. Allora vorrei fare una domanda alla quale chiedo risposta a Michele per la parte che capirete e Manuela per un'altra parte che capirete. Allora, l'Unione Europea è nata sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Progetti comuni erano la comunità del carbone e dell'acciaio, poi anche dell'atomo, anche se in realtà ha avuto meno funzioni. Comunque siamo nati e cresciuti con la convinzione che facendo tutti questi progetti comuni non ci saremmo fatti la guerra, cosa che in effetti tra i paesi dell'Unione Europea non ci siamo fatta. Scoppia la guerra in Ucraina,
E a un certo punto noi ci rendiamo conto, noi, l'Europa si rende conto che deve costruire dei contenitori comuni di difesa per produrre munizioni e mandarle in Ucraina, per produrre e organizzarsi carri armati, aerei, eccetera, eccetera. Quindi si arriva ad una sorta di paradosso che, nata sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa deve produrre armi per continuare ad essere democratica. E qui forse Michele mi può fare una riflessione. L'altra riflessione è che, come avete sentito in questi giorni, c'è un'onda lunga che è quella del ESG, cioè degli investimenti sostenibili. E le aziende che producono armi non rientrano in questa categoria. Quando voi andate a proporre investimenti, sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che lo fa, siete invitati a rimarcare questa caratteristica ESG di molte aziende. Allora, i risparmiatori hanno contezza di questa diatriba, di questa antitesi che c'è tra queste due realtà che sono vere entrambe? Però vorrei chiedere la riflessione prima a Michele sull'Europa che si deve preparare alla guerra per continuare ad essere in pace, come avrebbe detto qualche vecchio imperatore romano. È una questione complessa, perché noi siamo, credo, tutti presenti in questa sala, siamo forse la prima generazione nella storia dell'umanità che, per il luogo in cui c'è stato dato, grazie al cielo, di vivere, non abbiamo conosciuto guerre, non le abbiamo fatte noi. Noi siamo cresciuti convinti di due cose. Cioè, siamo convinti che due cose. La prima, l'orrore che abbiamo conosciuto con la Seconda Guerra Mondiale, e due, la paura di una guerra nucleare che avrebbe fatto terminare la vita sul mondo, quindi il day after, che queste due cose avrebbero preservato l'Europa dalla guerra. Noi eravamo convinti che non avremmo mai più visto la guerra. Distratti come siamo, non vediamo che ci sono un sacco di guerre in giro per il mondo. Quando l'esercito di Putin ha invaso l'Ucraina, abbiamo vissuto qualche cosa che credevamo impossibile, cioè la guerra in Europa. E questo, io penso che lui prima abbia toccato un punto centrale. L'economia è fondamentale per la vita di tutti, e determina il crollo di un impero o determina il dopoguerra della Germania, determina tante cose. Ma non tutto è dovuto all'economia. Insomma, non di solo pane vivrà l'uomo, ecco. Ci sono dei motivi per cui si fanno le guerre che non sono economici. Quando lui parlava della gloria, io una volta avevo ipotizzato un editoriale sul QN, ma e se Putin avesse paura di morire e volesse passare alla storia come l'uomo che ha rifatto grande la Russia, se fosse la gloria quello che lo muove? I motivi sono tanti. Perché i russi comunque non si ribellano a lui? Io mi ricordo che Domenico Quirico, che è un grande collega che penso tutti sappiate chi è, della Stampa, io ho lavorato con lui alla Stampa, mi raccontava questa cosa a cui non avevo mai pensato. Dice: tu devi tener conto che in Russia, a parte alcune zone, la Siberia, ovunque tu sia, se tu ti giri e guardi l'orizzonte, non vedi la fine, vedi una linea piana. Non vedi una barriera davanti, non vedi città, non vedi montagne, non vedi la fine. Tu vedi che cosa? Delle grandi, sterminate, infinite pianure. I russi sono da secoli cresciuti con la paura che da questo orizzonte vuoto potesse arrivare un nemico. E hanno visto arrivare i mongoli, i francesi, i tedeschi, i polacchi, ne hanno visti arrivare tanti. Noi sa arrivare noi. Nel 1942 l'Italia ha invaso l'Unione Sovietica. Hanno visto arrivare noi. L'Armir. Cioè, nella testa di un russo c'è l'idea di vivere col pericolo di poter essere invaso. E la guerra dei russi spesso è una guerra patriottica. I russi che hanno difeso Stalingrado nel 1941 non hanno difeso per difendere Stalin. È stata una guerra patriottica per difendere la loro terra. Non parliamo di Israele e Palestina, cioè vogliamo pensare che la motivazione di quella guerra sia economica? No, tant'è vero che, come diceva lui, tutta la Palestina ha ricevuto un sacco di soldi da più stati, ma i palestinesi vivono in miseria, perché questi soldi se li ha presi Hamas per fare
per fare la guerra, ma Hamas ha vinto le elezioni. E, è strano questa cosa, cioè i palestinesi hanno votato Hamas, che li fa vivere nella miseria più totale. Perché? Perché ci sono altre motivazioni per cui vogliono fare la guerra a Israele, ci sono altre motivazioni per cui Israele vuole la sua terra, ci sono delle cose che non sono tutte spiegabili con i criteri dell'economia. Questo è il motivo per cui, tornando all'Europa, l'Europa noi siamo il vecchio continente, abbiamo una storia straordinaria, eravamo convinti di non vivere più una guerra. Io penso, ma qua sono un perfetto ignorante per cui cedo la parola a chi ne sa più di me, io immagino che uno dei motivi per cui c'è stato un così tale shock all'inizio della guerra è stata anche la sorpresa di vedere una guerra di terra, certo, con i carri armati, con la fanteria, cioè una cosa da Seconda Guerra Mondiale, rivederla nel 2023, non, o 22, che cos'era, non mi ricordo, 22. L'Ucraina, sì. Non mi ricordo, cioè la gente non si immaginava che fosse replicabile una cosa che avevamo visto solo nei film. E per questo abbiamo vissuto uno shock che poi ha avuto le ripercussioni finanziarie che diceva lei. Ci sono molte questioni sentimentali. I sentimenti sono quelli che poi muovono il mondo, si fanno le scoperte geografiche perché si vuole passare alla storia, si vuole le scoperte scientifiche. Gli imprenditori, tanti, rischiano il loro capitale perché vogliono realizzare qualcosa. Non è sempre il soldo che muove l'uomo. Grazie Michele. Ma infatti si parlava prima dell'incertezza, il crollo iniziale è stato per lo smarrimento, no? A cui gli investitori e i mercati si sono trovati di fronte, cioè non ci si aspettava, o meglio, si era messo in conto, perché si parlava già da un po', no? Del fatto che ovviamente Putin potesse invadere l'Ucraina, però poi quando è successo tutto è crollato ed è crollato anche il mercato, poi però la situazione è cambiata e poi il sentiment, lo dicevo poco fa, è essenziale per l'economia. Soprattutto per l'economia reale, perché nel momento in cui noi abbiamo una percezione positiva per il futuro facciamo muovere l'economia, no? E quindi l'economia non si ferma. Quando abbiamo invece una situazione di buio davanti blocchiamo tutto, oltre e al netto delle situazioni complicate già di per sé, legate a uno scenario economico complicato, cioè aziende che chiudono eccetera, che fermano la produttività, c'è anche il tema della lentezza con cui si fanno delle questioni. Rispetto alla domanda, e poi volevo dire, era stato detto anche prima, è vero che non solo l'economia muove le guerre, la dimostrazione è che le sanzioni che l'Europa e l'Occidente hanno messo in atto contro la Russia non hanno funzionato, anzi per certi versi si sono ritorte contro di noi, contro l'Occidente, no? Quante volte si è detto proprio per quel motivo, questo giusto per leggere ancora di più cosa è successo a livello di mercato. Per rispondere alla tua domanda, io credo che siano assolutamente due platee diverse di risparmiatori / investitori, perché abbiamo citato il comparto della difesa, il comparto invece degli investimenti sostenibili legati proprio agli ESG. Allora, visto che stiamo parlando di guerre, abbiamo detto poco fa, i mercati sembrano anestetizzati di fronte a una guerra, sembrano cinici, addirittura a volte ci guadagnano pure, a volte come se si sfregassero un po' le mani dicendo bene, perché? Perché ci sono dei settori come quello della difesa, legato ovviamente alle armi, che ne guadagnano. Pensate che negli ultimi due anni, proprio dal 2022, quando è esploso il conflitto tra Russia e Ucraina, il comparto della difesa ha guadagnato il 10%, ha avuto questo incremento incredibile. Ma sono due platee diverse, quelli sono gli investitori che ovviamente anticipano, no? Il mercato anticipa sempre gli eventi, almeno di 6 mesi, anticipano quello che potrebbe succedere, ovviamente quindi ci sono delle guerre in corso. Pochi giorni fa il ministro Crosetto, il nostro governo, ha confermato l'invio di aiuti militari all'Ucraina, quindi ha confermato l'aiuto ovviamente da parte dell'Italia, e in questi giorni titoli come Leonardo hanno avuto un ulteriore fermento. Se si guarda un grafico, se vi capita guardatelo, del mercato italiano e del titolo di Leonardo, si vede proprio quanta differenza c'è, e l'indice italiano, il mercato italiano ha guadagnato tantissimo, soprattutto nell'ultima parte del 2020. Dall'altra parte invece abbiamo i risparmiatori che ovviamente puntano molto alla sostenibilità e altre tematiche, che però non guardano invece ad altri affari più prettamente finanziari. E ti dirò anche di più, purtroppo io seguo molto il filone dell'educazione finanziaria, no? Abbiamo una conoscenza finanziaria, un'alfabetizzazione finanziaria ancora molto bassa, quindi molto spesso ci facciamo, come dire, catturare da quelle che sono le mode. L'ambito ESG
si è proprio stato verificato, le aziende lo dimostrano, le ricerche di mercato lo dimostrano, che nell'ultimo periodo, soprattutto a causa dell'inflazione, di uno scenario che ovviamente caratterizzato da conflitti economici, eccetera, è stato messo un po' da parte, dopo aver avuto invece un periodo di forte interesse da parte degli investitori. Quindi io credo proprio che siano due platee diverse. Grazie mille. Vorrei fare una, mi dicono dalla cosiddetta regia che abbiamo all'incirca 6 minuti, vorrei fare una domanda a Dario, non guardate quello, quello è finto. Vorrei fare una domanda a Dario e poi la cosa a Lando. Da quando è scoppiata la guerra in Israele, ricorderai 7 ottobre di questo anno, sui giornali, in televisione, leggete del rischio che si possa allargare al Libano, forse alla Siria, ma soprattutto all'Iran. Adesso ci sono due scuole di pensiero, Dario, e io vorrei capire da te quale secondo te è più adatta. La prima dice che sostiene che è Israele che ha tutto l'interesse affinché non si apra un fronte con il Libano, dove c'è Hezbollah, alleato dell'Iran, e ha tutto l'interesse affinché non si apra il fronte con l'Iran. L'altro filone di pensiero è che è l'Iran che non ha interesse che si allarghi il conflitto, perché l'Iran è molto vicino ad acquisire la bomba atomica, per cui se il conflitto parte adesso e partono i bombardamenti, tanto per essere chiari, non arriverà in fondo al suo programma. Questa è una domanda davvero complessa, non mi sottrarrò, lasciami soltanto dire che riallacciandomi a quanto veniva detto prima, visto che siamo finiti quasi in un ambito filosofico, cioè quello del sentimento, e non so se i presenti se l'aspettavano un dibattito così, forse ne sono anche molto delusi, perché sarebbe positivo, perché vuol dire che abbiamo parlato di qualcosa di estraneo a ciò che si attendeva, no? Ma io credo che quello che abbiamo provato a trasmettere, visto che torniamo adesso a parlare di guerra, ma in Medio Oriente, che ridurre con una semplificazione un po' ridicola i conflitti alla volontà di un singolo individuo che spinge il pulsante rosso, che è una finzione. Leibniz avrebbe detto che è una forma di teodicea, cioè giustificare il male del mondo alle spalle della divinità. Quindi non è colpa nostra, ma è colpa solo di un singolo, tanto sono quasi sempre uomini peraltro, ma è di un singolo matto chiuso in una stanza. Questo è impossibile in tutti i casi, sempre, la sciocchezza, non esiste la guerra di Putin, non è mai esistita, Napoleone non ha mai invaso la Russia da solo, non è mai sceso da cavallo peraltro, quindi sono sciocchezze che noi leggiamo spesso sui libri di storia. Veniva ricordato che i tedeschi scelsero il nazismo, peraltro fu la Baviera, in particolare il nazismo, a una matrice austro-bavarese che poi si estese al resto dello spazio germanico. Possono sembrare dibattiti metafisici, in realtà sono estremamente concreti, perché poi non capiamo come mai le sanzioni russe non fanno niente. Se la guerra è solo di Putin, le sanzioni avrebbero dovuto piegare un paese che non vive di economia e che semplicemente, anche se detesta Putin, in larga parte i russi lo disprezzano, innanzitutto perché nasconde soldi e lo sanno molto bene, si finge ciò che non è. Però se lo tengono, per quale ragione? Perché Putin rappresenta il baluardo contro l'Occidente, che dice l'Occidente è cattivo, li abbiamo visti arrivare, veniva ricordato, anche gli italiani, no, la storia non la studiamo manco morti, quindi figurarsi, l'Italia ha invaso, fa impressione anche solo a dirlo, l'Unione Sovietica nel 1942, gli italiani in diverse compagini, anche quando l'Italia neanche era unita, hanno invaso la Russia tra le 6 e le 7 volte, così per dare un'idea. E una guerra proto-italiana, cioè la guerra di Crimea, quando l'Italia ancora non era unita, ha determinato l'unità di questo paese. I russi se lo ricordano, noi figurarsi, noi siamo sicuramente a casa a guardare le serie televisive mentre dovremmo ricordarlo. Quando riguarda invece il Medio Oriente, io credo che l'idea di un allargamento della guerra non convenga essenzialmente a nessuno. Gli americani ne hanno il terrore assoluto. Gli accordi di Abramo, che poi sono la ragione per cui l'Iran spinge Hamas il 7 ottobre ad attaccare Israele, Hamas ha una sua agenda, manca una mano lunga dell'Iran, i due dovrebbero essere nemici acerrimi, arabi sunniti da un lato, i palestinesi di Hamas, persiani e dunque sciiti, cioè il principio di causalità è inverso, non è che sono sciiti e poi persiani, state al contrario, in quanto anti-arabi si prendono una confessione che non è quella della maggioranza degli arabi, cioè la parte sunnita. Ebbene, stanno insieme Hamas e l'Iran, tuttavia, per non complicarci troppo la vita, e Hamas segue anche un'agenda iraniana che ha come obiettivo la distruzione degli accordi di Abramo, che forse avrete sentito nominare. Fortunatamente per voi non è un seminario di geopolitica né di grammatica strategica, ma sono accordi voluti dagli americani dal 2020, benedetti dal nostro
sincero amico Trump, mentre sono ironico, e poi Benedetti dall'altrettanto sincero amico Biden, e sono altrettanto ironico, che avevano come intenzione quella di estricare gli americani dal Medio Oriente e lasciare il contenimento dell'Iran a Israele. Asterisco, Israele è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, non ce n'è un'altra. Non solo Israele è una potenza nucleare con capacità di risposta nucleare, perché non è la Corea del Nord. Corea del Nord ha l'ordigno, ma se attaccato nuclearmente scompare dalla faccia della terra. Israele no. Israele ha la capacità di rispondere perché ha ordigni nucleari sui suoi sottomarini altrettanto nucleari di produzione tedesca nel Mediterraneo orientale. Perché tu avevi spiegato perché all'Iran non convenga mai attaccare direttamente Israele, ma vorrebbe distruggere gli accordi di Abramo in forma indiretta, cioè umiliando Israele attraverso Hamas. Chiudo. A chi conviene allora un eventuale allargamento del conflitto? Peraltro l'Iran i conflitti diretti non li sa mediamente combattere ormai da molti decenni. Nel 79 si compie la rivoluzione islamica, già negli anni 80 precipita in una guerra che durerà quasi un decennio l'Iran rivoluzionario contro l'Iraq, che sì, avremmo detto di Saddam Hussein, perché è sempre uno da solo che fa tutto e la notte è sveglio a pensare a ciò che deve fare, e quella guerra, anche se le proporzioni demografiche e anche di capacità di stare al mondo erano immensamente spostate verso l'Iran, l'Iran quella guerra quasi la perde, si salva per miracolo. Le guerre dirette non le sa fare granché, quindi preferisce indirettamente attaccare Israele. Può esserci allora l'interesse israeliano, perché l'acuta domanda di Frediano poi si voltava in questo senso, ma se non conviene all'Iran, può convenire a Israele fare adesso la guerra alla Repubblica Islamica prima che sia troppo tardi? Perché immagino lo sappiate, nella storia un paese dotato di arma nucleare non è mai stato attaccato in una guerra massiccia, diretta, sul suo territorio, e quindi ragionando in questo modo Israele può dire: se è vero che Teheran è un passo, non ne ho nessuna contezza, questa è l'intelligence americana che diffonde mediamente questo tipo di notizie, anche qui c'è grande confusione, spesso le intelligence vengono scambiate per agenzie di informazioni, avrete sentito dire in televisione: lo ha detto l'intelligence americana, come se desse notizie. L'intelligence non danno notizie, ma è il loro esatto contrario, però vatte la pesca, cioè è divertente citarle, quindi lo si usa. Qui non ho idea se sia davvero così vicina alla bomba atomica, ma se così fosse, qualcuno sostiene, e Frediano implicitamente lo raccontava, a Israele converrebbe attaccare adesso l'Iran. Sì e no, perché? Perché Israele si andrebbe a cacciare davvero a dir poco in un guaio, perché l'Iran la guerra non la sa fare in territorio altrui in forma diretta, ma allo stesso tempo sul suo territorio è molto difficile da sconfiggere, anche per un paese piccino, sebbene nucleare, ma molto piccino sul piano demografico come Israele. Dunque, e davvero finisco, sul piano razionale l'argomento del conflitto non conviene a nessuno, ma ciò che abbiamo provato a trasmettere qui questa sera, ed è per questo che all'inizio di questo mio ultimo intervento ho fatto quella specie di premesse tra l'epistemologico e l'ermeneutico, cioè come se fosse una forma di metafisica, e che non tutto è razionale, specialmente nelle vicende degli uomini non lo è quasi niente, e le nazioni sono aggregazioni di esseri umani, non c'è nient'altro dentro, quindi il fatto che razionalmente l'allargamento del conflitto non convenga a nessuno non vuol dire che questo non avvenga, anzi spesso la storia avviene per strappi di passione. Ma infatti, solo per concludere con un sorriso, no? Per quanto io ami la filosofia, è stato detto, speriamo di non avervi deluso con il discorso sul sentiment. In realtà il sentiment è molto economico, perché abbiamo detto i mercati non sono astratti, sono fatti dagli uomini. Quando gli uomini attraversano due picchi di emozioni, la troppa euforia e il troppo smarrimento, il mercato può crollare, proprio perché si abbandonano posizioni, c'è il gregge, no? Che segue quello che fanno gli altri, tutti abbandonano posizioni, il mercato crolla. E allo stesso modo l'euforia, si compra, si interviene, si entra nel mercato quando magari non ci sono motivazioni che ci portano a farlo, e questo è il crollo, quindi è molto economico. Poi è ovvio che no, le emozioni riguardano tante altre sfere. No, io per concludere, ringraziando chiaramente i nostri graditissimi ospiti, però stasera ho scoperto tre aspetti fondamentali che non avevo, pur seguendo molto attentamente quello che sta accadendo nel mondo. Ho scoperto che le guerre economiche, diciamo, non sono così determinanti per come sono state descritte. Ho scoperto che le sanzioni decise dagli americani con l'assenso dell'ONU non hanno prodotto nessun tipo di disagio o pochissimo disagio alla Russia.
allora non capisco che tipo di qualità politica e di decisione politica può avere una nazione, o di credibilità politica può avere una nazione come gli Stati Uniti, che prende delle sanzioni, le passa attraverso l'ONU, pur sapendo che otterranno un effetto molto limitato. Posso, su questo, velocissimamente, le sanzioni hanno sempre un duplice obiettivo: da un lato colpire l'avversario, dall'altro tenere serrato il proprio fronte. Attenzione, no, e queste sanzioni sono perfette per non far scalare, perché noi altrimenti senza sanzioni avremmo... Questo me lo ricordo che lei l'ha detto. No, ma io non è che voglio fare una polemica, però... ma la domanda è oltremodo legittima. Ecco, e qui, poi abbiamo scoperto che, cosa che io per esempio pensavo sin dal primo momento, che c'è l'individuo che sono persone come tutti noi, saltano la mattina, si fanno la barba, hanno paura di morire e vogliono passare alla storia, no? E su questo c'era anche per un periodo lungo, adesso se ne parla molto di meno, c'era l'argomento che Putin aveva una malattia molto importante in fase terminale, no? Che nasce dall'idea che, morto Putin, la Russia diventerà un incrocio tra la Svizzera e l'Austria. Esattamente. Ma noi ci ridiamo, ma questo è ciò che si legge davvero? Esattamente, ma siccome poi... Sai le banche che metterebbero? Ecco. No, che andare in Russia l'anno. Siccome loro, ma anch'io, vorremmo sapere da voi, no? Giunti a questo punto, io per esempio sono convinto che il fronte che purtroppo si è creato in Palestina, fra Israele e gli arabi legati ad Hamas, abbia in qualche modo scongiurato davvero una guerra nucleare, e che tutto sommato un secondo fronte, non in Europa ma in Oriente, sia in qualche modo un forte deterrente per evitare un coinvolgimento di tutto il mondo. Cioè, contrariamente a quello che scrivono in molti e quello che pensano in molti. La domanda che vi faccio, e che penso che ognuno di loro in cuor loro, in testa loro si fanno, e vorrei interpretarla, è la seguente: giunti a questo punto, al di là della durata delle guerre, come se ne esce da una situazione di questo genere, dal vostro punto di vista? E ora, come diceva quello, so problemi. Chi se la chiappa? Posso dire una mezza parolaccia, ma meno di mezza, tanto così. Sì. No, mi è venuto in mente, prima lei dice, i mercati non vogliono le incertezze, no? Sì. Mi viene in mente una vignetta di Altan, dove ci sono questi due operai che si parlano, e uno dice all'altro: ci sono molte incertezze nel futuro, Finazzi. E l'altro gli risponde: quando diventeranno certezze saranno cazzi. Quindi non lo sappiamo. Se c'è una cosa che la storia ci ha insegnato, è che la storia non ha una logica immanente, non la possiamo prevedere, non la possiamo decidere. Allora, io penso di intuire la domanda di Lando, che rivolgo a voi due. Chi di voi due vuole rispondere? Cosa deve accadere perché termini la guerra tra la Russia e l'Ucraina, e tra Israele e la Palestina? Ma non deve essere però... È una domanda gigantesca. Sì, io non mi aspetto, mi dovete scusare, non mi aspetto la sola risposta che si dice sempre: è sufficiente che i cinesi e gli americani si mettano, certo, d'accordo, perché sennò non, neanche ve la facevo. Quindi, secondo voi, che cosa dovrebbe accadere per porre fine a sto scempio? Diciamo che poi lascio ovviamente l'ultima parola alla collega. Rispondere in pochi secondi è impossibile. Per quanto riguarda la guerra d'Ucraina, no, i cinesi non hanno capacità di coercizione sui russi, sebbene i russi siano diventati un socio di minoranza del sistema cinese. Esatto. E della loro sconfitta strategica, perché i russi stanno vincendo ampiamente la guerra tattica. La tattica è la parte semplice delle vicende, cioè quella matematica: occupano territorio, non hanno ceduto il loro, è proprio una questione di spazi che hanno sottratto ai legittimi proprietari, cioè agli ucraini. E tuttavia la stanno perdendo sul piano strategico, perché sono finiti nelle braccia, non dovremmo dire nelle grinfie, della Cina. I cinesi e i russi, non con un non scritto maiuscolo, sono amici, sono esattamente il contrario, sono nemici storici,
che se ne sono date di santa ragione nel 69, e la guerra del 69, la guerra per due fiumi, cioè l'Ossur e l'Amur, è la guerra che cambia la guerra fredda, è ciò che fa accendere la lampadina a un signore bavarese che ci ha lasciato poco tempo fa, grande tifoso di calcio, peraltro per i suoi 100 anni, ovviamente parlo, si faceva chiamare Harry, anche se lui Harry non era, ma si era americanizzato, Kissinger, che per i 100 anni rilasciò di qualche mese fa una strepitosa intervista al sito del Bayern di Monaco, che vi consiglio di leggere, nella sua genialità. Ebbene, all'epoca la divisione tra russi e cinesi consentì all'America di vincere la guerra fredda, e Kissinger, che non è stato un grande stratega, strategia poca, ma è stato un eccellente tattico, lo capì, volò a Pechino, cacciarono Taiwan dalle Nazioni Unite e ci mesero la Repubblica Popolare. Oggi la guerra può finire perché gli americani non vogliono questa saldatura che proprio attraverso Kissinger distrussero durante la guerra fredda. Quindi abituiamoci che nei prossimi mesi chiunque vinca le elezioni americane dovrà parlare con i russi, vorrò vedere le facce di chi anche legittimamente ha scambiato questa come una guerra, tra una disfida tra il bene e il male. Le superpotenze non sono ONG, anche quando si fingono tali, fanno un altro mestiere, anche gli americani fanno un altro mestiere. Quindi questa guerra per gli americani è positivo, il fatto, come ovvio anche per noi, che la Russia non si sia mangiata l'Ucraina, ma non che sia finita nelle braccia della Cina. Sono chiamati a dividerlo quel fronte, l'unico modo è prendere il più debole, che è la Russia ovviamente, e parlarci. Ci riusciranno? Non è detto, ci proveranno molto probabile. Sulla guerra in Medio Oriente io personalmente sarò ottimista, non credo ad un, come dire, ad uno sconvolgimento, ad un allargamento, che ci può essere, intendiamoci, ma non lo vedo probabile, certamente possibile, quindi allargamento del conflitto che conduca a uno scontro diretto tra Israele e Iran, questo intendo, però anche lì mettiamoci in anima in pace, cioè siamo davanti a qualcosa di oltremodo cronico, oltremodo atavico, cioè la questione israelo-palestinese, che non se ne andrà, nessuno, davvero nessuno, non gli israeliani né gli americani, forse dovremmo dire neanche gli stessi palestinesi, hanno un'idea di ciò che deve essere nel lungo periodo quella questione. Quindi è carsica, si inabissa, riemerge, ritornerà anche se adesso si chiudesse. Davvero chiudo dicendo, il mondo che abbiamo conosciuto, cioè quello dell'economia, perché noi avevamo l'idea che le guerre non ci fossero più? Perché comandavano gli americani e basta, cioè non è che c'era un'altra ragione. Quindi quando c'è un egemone troppo più forte degli altri, le guerre sotto non possono avvenire. Questo non tornerà, mettiamoci in anima in pace, perché lo scarto tra americani e cinesi è molto ampio, la Cina se la passa molto male, ma è molto ridotto rispetto a 30 anni fa, 20 anni fa. Oggi Russia e cinesi hanno il coraggio di sfidare gli americani, 30 anni fa tremavano soltanto. Infatti, l'idea. Si stanno formando i BRICS, no? I paesi emergenti che vogliono andare contro l'Occidente, proprio l'egemonia, quello tanti. Che dicevi tu, esatto. Quindi. Devo chiudere, ringrazio. Sì. Grazie. Emanuela Donghi, vice direttore del giornale radio, Michele Brambilla, editorialista e scrittore, Dario Fabbri, direttore della rivista Domino.